Dottor Costantino Valdissara, mi corregga se sbaglio, dottore, direttore commerciale? Posso dire? Delle operation, sì. Benissimo. Senta, navi sempre più grandi che apportano ancora più automezzi, più traffico ro-ro, ma il traffico c'è? Il traffico sì, c'è. Noi stiamo lavorando per creare le condizioni per ulteriormente farlo crescere. Sicuramente in generale l'economia non è nella fase migliore, però non possiamo lamentarci circa i risultati. Senta, si può cercare di stabilire un numero anche quante auto si trasportano? Parliamo dell'Italia ora, dottore. Le auto che si trasportano via mare in Italia? Sì. Penso che saranno forse intorno al 1 milione, 1 milione e 2, quest'anno saranno un po' di meno, non tutte trasportate da Lagrimalt, tutti gli arrivi via mare. Non tutti. Senta, direttore, però noi abbiamo detto dell'Italia, però Lagrimaldi poi c'ha altri traffici dal nord dell'Europa fino in fondo alla Grecia e proseguire. Quindi con che unità? Sempre similari a quelle del Cruise Roma e Cruise Barcellona? Noi abbiamo navi passeggeri, quindi traghetti passeggeri, abbiamo navi RoRo e abbiamo navi car carrier. In generale il gruppo trasporta circa 4 milioni di passeggeri nel mondo, circa 3 milioni e mezzo di autovetture e altrettanti milioni di metri quadrati, metri lineari di camion. Abbiamo la capacità di stiva RoRo più grande al mondo, cioè traghetti che trasportano camion. Senti, direttore, io sono curioso, le autovetture sono quelle dei passeggeri e anche autovetture nuove di fabbrica che voi trasportate nei vari mercati? Sì, sono autovetture di passeggeri, se contiamo anche quelle, le autovetture che noi trasportiamo sono anche di più, perché sono circa sotto i 4 milioni. Se consideriamo le autovetture nuove sono circa 3 milioni e mezzo. Noi trasportiamo autovetture nel mondo, quindi dagli Stati Uniti d'America al West Africa, al Nord Europa, dal Mediterraneo agli Stati Uniti d'America, dal Nord Europa al West Africa, al Sud America, dal Nord Europa al Mediterraneo e viceversa. Lavoriamo per tutte le case automobilistiche, Fiat, Ford, General Motors, Toyota, Honda, tutte le case, Renault, Citroën, Peugeot, tutte le case automobilistiche. Ultimo flash, le auto nuove poi vengono stoccate in qualche termine, direttore? Sì, noi le stocchiamo qui in Italia in vari piazzali, a Livorno ne abbiamo uno, Civitavecchia, Palermo, Catania, Monfalcone, Ravenna, Savona, Salerno, Palermo, abbiamo diversi terminal e lì le stocchiamo. Poi altri servizi sono resi dai vari ricevitori, nei vari porti, nei retroporti, quindi non tutto il traffico è gestito da noi, ma buona parte di esso sì.